La 49esima edizione del Festival Internazionale Pescara Jazz, organizzato e promosso dall'ente Manifestazioni Pescaresi, tornerà in presenza dall'8 al 30 luglio al porto turistico Marina di Pescara e al Teatro d'Annunzio, con un ricco calendario di spettacoli presentati questa mattina in conferenza stampa. Walter Meale, presidente dell'ente Manifestazioni Pescaresi, allora ritorna il 49esimo Pescara Jazz e si ritorna finalmente anche in presenza con gli spettacoli. Cerchiamo di portare la gente di nuovo fuori dalle case, quindi finire questo lockdown e finalmente incominciare a riprenderci un po' di questa, della nostra libertà che c'era stata, diciamo, privata in tutto quanto questo tempo. Abbiamo finalmente anche il ritorno di artisti internazionali, cercheremo di portare pubblico nuovo anche nel jazz, che è un'arte di nicchia, chiamiamola così. Invece con queste nuove esperienze cerchiamo di aprire ancora di più le nostre porte ad un pubblico più ampio e più vario. Alfredo Cremonesi, assessore del Comune di Pescara, al turismo e ai grandi eventi. Assolutamente sì, un evento di altissima qualità che ha una durata per alcune settimane, quindi servirà a portare tanto turismo a Pescara, e quest'anno per la prima volta è un evento che guarderà anche alla solidarietà, perché ho chiesto ed ottenuto, grazie al Presidente e a tutto il CDA dell'ente manifestazione, di devolvere un euro dalla prevendita dei biglietti a favore del reparto di neonatologia della ASL di Pescara. Come avevamo annunciato, ci saranno grandi eventi e proprio oggi presenteremo anche un nuovo festival che il sottoscritto proporrà, un festival fatto sia da artisti locali che da grandi nomi, perché Pescara deve tornare ad avere grandi nomi. Dobbiamo investire molto sul turismo musicale, che comporta grossi introiti. E quali sono questi grandi nomi? Beh, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni. Da una parte c'è molto spazio alla vocalità, alla voce, alle canzoni, una caratteristica di questi ultimi anni del festival. C'è proprio una sezione, un indirizzo del festival che si chiama Pescara Jazz and Songs, per enfatizzare, mostrare il rapporto sempre fecondo tra il jazz e il mondo della canzone. In particolare avremo di fatto una prima assoluta. Gino Paoli, un protagonista della canzone italiana, si unirà per una serata insieme a un gruppo jazz di 12 fiati molto gustoso, davvero sarà una sorpresa per il nostro pubblico, si chiama Funk Off. Insieme produrranno questa rivisitazione del suo repertorio. Poi c'è un'altra chicca molto importante, che è il primo incontro tra Enrico Rava, che è forse il nostro musicista jazz più rappresentativo al mondo, e Fred Ash, che è uno dei più importanti pianisti in questo momento, un pianista raffinatissimo, noto per la sua eleganza. Abbiamo questo spettacolo molto particolare di Vinicio Capossela, che naturalmente non è un artista jazz, ma ha preparato uno spettacolo in occasione del 700 anni di Dante, che si chiama La Bestiale Commedia. Quindi uno spettacolo molto diverso da quelli che fa lui solitamente, e anche qui invito il pubblico a vederlo, perché è davvero uno spettacolo molto raffinato, molto bello.